evidente da quanto andrò dicendo, ma una relazione assolutamente intrinseca. Non si possono separare questi due termini, si possono distinguere, si possono operare delle distinzioni a seconda dei momenti, delle epoche, degli autori, ma sono inseparabili. A mio avviso è stata una sciagura del pensiero e della civiltà europea porre una separazione tra i due termini. Io cercherò di mostrare come sia possibile appunto risalire o salire oltre questa sciagura. Naturalmente accennando a tracce, a motivi, senza nessuna presunzione di completezza. A quale scienza faccio riferimento parlando di metafisica e a quale metafisica farò riferimento parlando di scienza risulterà dalle cose, se risulterà. Partirei da una famosa affermazione di Hegel. Metafisica, dice, è la parola dinanzi alla quale ognuno più o meno si affretta a fuggire come davanti a un appestato. Il bello è che questa fuga di fronte all'appestato è stata essenzialmente la fuga della filosofia. Non tanto la scienza è fuggita davanti all'appestato, quanto la filosofia stessa. Cioè c'è stato, diciamo così, un suicidio della filosofia in quanto metafisica. La filosofia ha voluto a tutti i costi abbandonare il suo nome di metafisica. Ha fatto bene, ha fatto male, ma è stata la filosofia. La critica essenzialmente della metafisica non è stata svolta dalla scienza, da quella che noi intendiamo, ma dalla filosofia. La filosofia post-hegeliana, filosofia dopo questo signore di cui abbiamo appena letto questo famoso aforisma, potremmo dire, no? La filosofia post-hegeliana è essenzialmente una critica della metafisica. E la scienza viene dopo questa critica, assume questa critica, che è una critica essenzialmente filosofica, cioè l'antimetafisica della scienza è intrinsecamente filosofica, in quanto deriva in toto dalla critica filosofica alla metafisica. Quello che io un tempo dicevo il pensiero negativo è essenzialmente questo. E dopo, non a caso, il pensiero negativo si collega strettamente ad alcuni momenti costitutivi della scienza contemporanea, nel suo carattere antimetafisico. Ma perché si fugge di fronte a questo appestato? Ma sempre parafrasando questi passi di Hegel, si può dire che si fugge di fronte a questo appestato, e in questo senso Hegel stesso è il primo a fuggire di fronte all'appestato, ma dà a metafisica un senso completamente diverso poi, come già Kant. Si fugge di fronte a questo appestato perché metafisica indicherebbe un qualcosa che è o sotto, inter o iber il nostro mondo, indicherebbe un Iberwelt, un qualcosa che trascende il nostro essere mondano, il nostro esserci. Oppure, in modo più raffinato, per metafisica si intenderebbe un discorso, l'elaborazione, la costituzione di un discorso, di un sistema, termine chiave, un sistema, che chiude l'ente all'interno della potenza del nostro logos, del nostro discorso, della nostra ragione.
Cioè, o si intende un astratto Iberwelt o Interwelt, oppure un sistema che racchiude la totalità dell'ente all'interno di se stesso. Lo domina, lo comprende. E se fosse l'opposto? Certamente il sistema metafisico certamente afferma che è attraverso e in forza dei nostri ordini, dei nostri principi, metafisica, appunto come quella scienza dei principi, che ci consente di collegare quelli che sono dei semplici mucchi di dati, collegarli e trasformarli in fatti, in pragmata. E questo può avvenire soltanto conferendo al mucchio del dato un ordine che non proviene dai dati medesimi. I dati si ordinano, si collegano, diventano, virgolette, pragmata in base ai principi che il soggetto legislatore possiede. E questo è il significato proprio di metafisica che la tradizione ci consegna, no? Per assumere forma, per collegarsi in leggi, le leggi, stesso termine di logos, occorre ricorrere a principi che noi poniamo, che il soggetto pone. Parallelo illuminante in sede di diritto. E in sede di diritto è un parallelo che è stato poi ripetuto infinite volte, ma è già chiarissimo in Leibniz, quando Leibniz spiega questo che ho appena detto, cioè come la metafisica debba essere inteso come i principi metafisici della scienza della natura, per citare fin d'ora un testo cardine, a mio avviso, di Kant, esplicativo anche della quintessenza della critica del giudizio, ricorre all'esempio del diritto. Dice, in sede di diritto è solo in relazione allo ius positum, cioè a quell'artificio che è il diritto che noi poniamo, no? È solo in relazione allo ius positum che gli eventi, fate mente locale a questo termine perché poi ci tornerò più volte, che gli eventi vengono ordinati e diventano casi, che sono soltanto eventi, diventano casi soltanto in relazione allo ius positum. Casi, cioè stabiliti dalla volontà di chi ha imposto lo ius, il diritto. Per mettere un po' il carro davanti ai buoi, è così che va inteso il famoso inizio del Tractatus, a mio avviso. Quando noi traduciamo Zufall immediatamente con caso, creiamo un equivoco fondamentale, perché nel nostro linguaggio comune non distinguiamo bene evento e caso. Diciamo caso, intendiamo, qualcosa che capita, un evento. Ma non è così. Il caso, e la scienza del diritto è illuminante a questo proposito, è soltanto in relazione a una ius stabilito, cioè a un ordine, a un principio che il soggetto ha stabilito. E anche nel Tractatus va fatta attenzione. La traduzione, mondo della totalità dei casi, eccetera, eccetera, Zufall, sì, il termine tedesco Zufall può essere anche vicino ad evento, ma non è nel contesto di Wittgenstein così. Perché? Perché va immediatamente collegato all'idea di Bild. Cioè lo Zufall di Wittgenstein è in relazione alla possibilità
di costituire un'immagine coerente dell'evento. Quindi, quando parla di Zufall, Wittgenstein intende esattamente, secondo tutta la tradizione del nostro pensiero, secondo tutta la tradizione, intende precisamente caso, in quanto si stabilisce in relazione ad uno ius. Quindi qui ci troviamo di fronte al primo significato di metafisica che dobbiamo avere ben presente, se no cadiamo appunto in quel tremendo equivoco di intendere il termine come indicante un astratto Überwelt o semplicemente una volontà di chiudere l'essente in una altrettanto astratta totalità. Invece ha questo significato, il principio metafisico, metafisico, virgolette a priori anche, insomma, poi di volta in volta andrà specificato autore in autore cosa intendono con questo termine, comunque certamente non derivante dalla esperienza immediata o empirica del dato. Quindi ha a che fare con questo diventare caso dell'evento e delle forme con cui noi facciamo sì che gli eventi diventino, si trasformino, assumano la forma di caso, di casi. Quindi certo metafisica oltre il semplice darsi di ta fisica, ma sempre in relazione ad essi. Sempre in relazione a ta fisica. Sempre metafisica richiamo alla cosa, al to-on. E vorrei sottolineare che questo termine essente è davvero anche in greco un participio, participio di enai. E participio vuol dire la cosa in quanto partecipata e partecipante. Questo è il participio. Cioè collegata ad altro, nel suo stesso essere se stessa, e cioè collegata in se stessa al tutto e all'osservante, che di questa cosa è parte. Perché se è seguito tutto il discorso finora, è evidente che l'osservazione partecipa al ton. Il ton è participio in quanto partecipato dall'osservazione. L'osservazione è ius e l'osservazione porta con sé un positum e l'osservazione porta con sé appunto quei principi che formano in casi gli eventi. Questa è la concretezza che va rivendicata al termine metafisica. Questa è la concretezza che va rivendicata in questo termine. Che va inteso appunto così, a mio avviso, e dinamicamente, cioè secondo un movimento. E secondo me occorre davvero richiamarsi al classico per intendere questo movimento. Prima, userei proprio i termini, navigazione, prima navigazione, Zauma, il puro Zaumazei, che l'essente si dà. Quando avvertiamo immediatamente questa meraviglia o paura che l'essente si dà, che è lì da prima, da sempre. Nulla può iniziare se non da qui. Per questo il Zaumazen è sempre, ed è sempre e inevitabilmente origine. Seconda navigazione, che si dia una differenza tra gli essenti, tra i loro corpi, il molteplice dell'ente. Questa è la seconda meraviglia, non solo che si dà l'ente, ma che si dà secondo una infinita molteplicità. Che significa che comporta una differenza tra gli essenti.
per anticipare certi termini, la singolarità di ciascuno. Questa è la seconda meraviglia. Terza navigazione. E qui subentrano i principi. La ragione d'essere, la domanda intorno alla ragione d'essere di questi essenti e della loro molteplicità, di questo darsi dell'essente nella forma della differenza, della molteplicità. La ragione d'essere. È qui il passaggio dalla semplice meraviglia, che però semplice non è mai veramente, poiché fin dalle origini nasce anche come interrogazione, nasce anche come domanda, nasce anche come spaesamento, fin dall'inizio. Ma qui appunto questa ulteriore domanda, no? E c'è ragione d'essere? C'è una ragione d'essere per questo di questo? Qui il taumazin, per usare i termini platonici, passa al katamatein, inizia al sapere, qui, quando ti interroghi sulla ragione d'essere di queste differenze, di questo molteplice. Qui inizia la volontà di sapere, no? Qui passi propriamente dal momento patico del trauma al momento logico del trauma. La meraviglia agisce sempre all'interno di questo percorso, ma si differenzia e si sviluppa al suo interno, in qualche modo, matura, no? La meraviglia matura. Questa domanda, sviluppando questa domanda, si scopre, tra virgolette, che ta fisica sono raccolti in insieme, si raccolgono secondo metri, secondo numeri, secondo specie, si raccolgono. Il logos coglie questa raccolta. Quello che appariva molteplice, appare molteplice, continua ad essere molteplice, perché è molteplice, è differente, sono corpi diversi. Non c'è nessun superamento di questa molteplicità. Questa molteplicità, in quanto molteplicità, è una molteplicità di raccolti. Ma ulteriore navigazione. Per ognuno di queste specie, di questi generi, vi è eidos, vi è una forma. Si scopre che vi è una forma. Il pelagos dei molteplici via via si raccoglie per specie e generi e ulteriormente per ognuna di questi io vedo un eidos, vedo teoria. Qui è il passaggio alla teoria. La teoria è propriamente la conoscenza dell'eidos. E ogni genere di, usiamo il termine ormai, di usiai, di sostanze, usiai, ma usia è la presenza dell'ente. La presenza dell'ente è sostanziale. La presenza dell'ente avrà il proprio, ogni usia. Vi è differenza tra gli usiai, e non solo per il classico differenza tra gli usiai, ma anche gerarchia, certo. Vi è un ordine. Vi è un ordine. Non vi è soltanto una molteplicità di raccolti, ma vi è un ordine tra gli usiai, per i classici, certo. Sostanzialmente tra due polarità, le usiai immortali e le usiai mortali. Questa è la polarità. Dentro cui stanno raccolte tutte le raccolte di usiai. Questa è la navigazione. Questa è la navigazione metafisica, che non abbandona per un istante il corpo e la sostanza dell'essente, che è tutta rivolta alla spiegazione
dell'essente, del tono, in quanto participio, in quanto partecipato, partecipante. Ma la navigazione non si interrompe qui, o può non essere interrotta qui, a questo punto, che coinciderebbe lato sensu con lo scire per causas, dove per il sapere devo conoscere le cause, ma conoscere le cause implica il processo che ho detto e l'intervento nella cosa di quei principi che la rendono caso. Qui potrebbe interrompersi il discorso e metafisica potrebbe essere questo. Principi, comunque intesi, fondamentali principi di ogni scienza dell'ente. Ma ogni cosa è anche causa, no? I termini coincidono. Cioè il concatenamento delle cose cause procede certamente all'infinito. Come facciamo ad interromperlo? Ecco allora la navigazione ulteriore. Si presenta un termine che prima non avevamo udito. Perché se le cose, le cause procedono a una causa, è definibile questa prima causa, questa suprema archè. Se questa non è definibile, o comunque dobbiamo discutere il problema, ecco che appare il tema, il problema, il termine problema dell'infinito. Che significa infinito? Che significa incommensurabile? Che significa aperon? Aperon. Ma non è proprio questo termine, l'interminabile, connesso indissolubilmente a ogni misura dell'ente, a ogni calcolo che lo riguardi. L'usia, la sostanza presente, la presenza dell'ente, ci appare sempre in qualche modo predicabile o determinabile. Non che noi riusciamo sempre a predicarla e determinarla, ma è, e non possiamo che intenderla come predicabile, determinabile. Ma l'infinito, che la presenza dell'ente indica e presuppone, sarà oltre e pecina, oltre ogni misura, ovvero metà. Ma metà ha anche il significato che abbiamo detto finora, li contiene entrambi, perché metà in greco, quasi sempre questo viene dimenticato, metà in greco può certo avere il significato dell'oltre, ma vuol dire anche come. Vuol dire anche come. Prima, tutto il percorso che abbiamo fatto è un percorso in cui la metafisica sta con la scienza della natura. Ma lo sviluppo che abbiamo condotto porta già in sé, di per sé, e già nel classico, a porre, non come adesso saltiamo altrove. Prima abbiamo parlato di metafisica, filosofia, scienza, e adesso passiamo altrove, non so dove, non so in quale appunto Iberwelt. No. Il percorso che abbiamo condotto arriva a porre il problema dell'apero. Dal suo interno lo pone, perché pone la questione della ragione d'essere, della causa. E allora si oppongo alla questione della ragione d'essere, della causa, nel senso di trovare la causa, l'archè come causa, non lo trovo, procedo all'infinito, perché ogni cosa è causa. E devo procedere all'infinito. Allora, o pongo il problema dell'infinito o lascio del tutto sospesa il metodo metafisico fin qui seguito, rimane assolutamente sospeso. Devo porre il problema. L'infinito, l'aperon, il suo problema è posto all'interno della presenza stessa dell'ente.
Ma a questo punto è Pechina, oltre ogni misurabilità e determinabilità dell'ente. Allora qui vedete una differenza nella metafisica, nella metafisica. Possiamo parlare di una metafisica che intende metafisica come indagine sui principi e le cause di tà fisica. E possiamo parlare però anche del tutto propriamente di metafisica come quella che oltre e non contro tale indagine pone l'essente nella sua relazione con l'apero, con l'infinito. Possiamo parlare di una metafisica per cui si danno usiai soltanto, sostanze, presenze soltanto, ed essa e questa metafisica si configura come l'indagine sui principi della loro costituzione e predicazione, delle usiai, ta fisica, e possiamo parlare di metafisica metà tale indagine. Indagine che resta assolutamente necessaria. Le navigazioni funzionano soltanto se sono momenti dello stesso. La metafisica, metà l'indagine intorno ai principi e alle cause, e concepisce come necessaria che cosa? La relazione dell'usia al tutto, al tutto delle usiei apparenti e all'aperon che le avvolge, aperon peri ekon. Possiamo parlare di una metafisica che si chiude nella determinazione delle usiei e una metafisica che si apre oltre la linea dell'usia determinata a ciò che la eccede. Ma guai a creare spaltung, separazioni in questa prospettiva. Non possono esistere, non esistono separazioni, se non distruggendo appunto l'unità del sapere. Questo, a mio avviso, indicava Platone col termine agathon. Niente di misterioso, niente di esoterico. Semmai è nel neoplatonismo che si sviluppa in un'accezione, diciamo, lato sensu mistica, l'idea dell'agathon come un epekina tes usias, nel senso di qualcosa che è assolutamente inconfrontabile, incomparabile con l'usia. A mio avviso, nell'interpretazione che ho dato anche in varie occasioni, l'agathon platonico, credo abbastanza in linea anche con l'interpretazione di Heidegger, ha tutt'altro significato di quello che assume in particolare in certe correnti del neoplatonismo. Ha proprio il significato di una... della inevitabile, direi, conclusione del percorso, del primo percorso della prima navigazione metafisica. E cioè che l'interrogazione sull'ente, sul ton, su quel participio fatale ton, essente, l'interrogazione sull'essente comporta l'interrogazione su ciò che dell'essente è indeterminabile, dell'essente è l'infinito. Questo è il punto fondamentale. Agathon, ciò che eccede la misurabilità dell'essente, ma che non è qualcosa che è altrove dall'essente o al di là dell'essente. E semmai possiamo dire al di là
delle nostre capacità di determinare l'essente, la sostanza. E pechina tesusias, al di là di ogni determinazione nostra, della determinazione nostra dell'essente, non al di là dell'essente, al di là della determinazione dell'essente. Ma la determinazione dell'essente è cosa nostra, non è dell'essente. E quindi la teoria rivolta a ciò che dell'essente eccede la nostra potenza determinante. E quindi una metafisica che rimane strettamente collegata alla dimensione ontologica. Perché è dell'essente che diciamo l'indeterminabilità, le pecina tesusias. L'essente non è soltanto la sostanza che ci si presenta come determinabile. E la metafisica continuano a venire in processione, ma non era all'inizio un seminario. Sì, sì. Vabbè. E allora, se questo ragionamento regge, proposta autentica metafisica nel suo insieme, abbraccerà queste due, diciamo, due dimensioni, di cui la prima ha lo sviluppo che ho cercato di indicare, ma si concluderà, virgolette, questa metafisica nell'indicare, nell'aver cura anche di ciò che appunto metà, non soltanto con ta fisica, ma oltre ta fisica, ma oltre non nel senso di un altro mondo rispetto a ta fisica, ma di una teoria di ta fisica che ne vede la infinità, e cioè l'impossibilità di ridurli ad una causa che li comprenda enarchè nella loro totalità. E quindi una considerazione dell'ordine del pragmata che indica, che li indica sullo sfondo, S trattino fondo, sullo sfondo dell'aperon, che non è nulla di fondo, di grund, l'aperon, sullo sfondo dell'aperon. Ogni essente in questa metafisica viene proiettato sullo sfondo dell'apero e mostra in esso la propria provenienza. Quindi un'idea del tutto reale, ontologica dell'agaton. L'agaton tutto recuperato all'interno di un realismo ontologico. Senza questo ulteriore dell'agaton che collega la determinatezza dell'usia alla sua abissale provenienza, la navigazione fisica non è completa. La navigazione né in ta fisica o nelle usie si interrompe se non viene svolta proiettandola sullo sfondo dell'apero. Si proietta appunto intrinsecamente verso quello sfondo. È evidente che in questo discorso vi è anche un'interpretazione appunto della prima parola fatale, no? È chiaro, la leggo così. La prima parola della nostra, chiamiamola filosofia o metafisica. È dall'aperon, dall'aperon peri ekon, i cosmoi, e cosmos in greco può avere un unico significato, un'unica traduzione, è un ordine. L'ordine e la gerarchia delle usiai è inscindibilmente connesso all'aperon peri ekon. Dal cielo dell'aperon, i casi, nel senso, nel significato che ho detto, del mondo. Il logos vede che formano cosmoi. Cosmoi,
qualcosa di assolutamente determinabile, ordinabile, cosmos, niente di infinito. Dall'aperon periecon i cosmoi, che sono perfettamente determinabili, non è possibile tradurre diversamente il greco. Cosmos vuol dire qualcosa di perfettamente ordinabile, che abbraccio con lo sguardo, perfettamente determinabile. Casi, casi, nel senso che ho detto, casi, ma non raffigurabili come l'ultimo, perché la provenienza di quei casi, aperon periecon, è indeterminabile. Ma la provenienza di questi casi, e non si dà altrimenti che in questi casi, è teorizzando questi casi che ne colgo lo sfondo. Lo sfondo non si dà da sé, a parte. È lo sfondo di genitivo possessivo, questi casi. È ciò che questi casi proiettano. Real filosofia. Reale metafisica. Così interpreterei anche il cielo divino del caso. Non lo intende così Nietzsche. Nietzsche ha proprio in mente il caso come evento invece. Ma invece proviamo a pensarlo così. Il cielo divino che produce, da cui provengono casi. Ma casi nel senso che abbiamo detto noi, non tanto come li intende Nietzsche. E badate che Nietzsche ha un'intuizione geniale in questo, e comunque, come vedremo poi sviluppando il discorso, cioè perché comprende e sottolinea ed esalta il momento indeterministico, fondamentale. Tutto si tiene in quell'epoca, no? Tra il grande evento rappresentato da Nietzsche, come lo diceva Mann, no? Nietzsche è il grande evento della nostra epoca, e credo che avesse perfettamente ragione, e tutto il resto intorno. Se si vede solo Nietzsche non si sa nulla di Marx, di Boltzmann, cosa volete capire? Questi sono... Tutto si tiene in un momento critico come quello. Quindi certamente Nietzsche aveva in mente un discorso diverso, aveva in mente il caso nel senso dell'evento, certo. Sottolineava il momento indeterministico, ma è importante, è fondamentale, non è in contraddizione con questo. Noi potremmo intendere invece così, cioè il cielo divino, divino, indeterminabile, e pecinat es usias, da cui provengono i casi, casi, non eventi semplicemente, ma questi casi in sé, e nella teoria che ne abbiamo, si proiettano sullo sfondo dell'aperon periecon. Dal cielo divino, proprio in quanto in sé indeterminabile, possono sempre, però anche, certo, qui Nietzsche, perché da quel cielo divino possono sempre anche, certo, manifestarsi propriamente eventi. Cioè, cosa intendo quando dico evento? Casi che non permettono, che non ci permettono in alcun modo la loro determinazione, che sfuggono ad ogni nostra capacità di comprenderli in leggi. Dal cielo periecon, dall'aperon periecon, certo, possono in ogni istante prorompere dei casi che non riusciamo a connettere. E questi li chiamiamo eventi. Questi sono gli eventi. Ciò che non può in alcun modo rientrare nel nostro categoreue. Che non riusciamo, può darsi che ci riusciamo. Ma ora non ci riusciamo e ci appaiono eventi. Infiniti sono i casi che possono irrompere dal cielo dei casi e quindi anche gli eventi, nel senso direi quasi tecnico in cui uso questo termine. E cioè casi, perché non possiamo escludere che siano casi,
che possano diventare casi, non possiamo in alcun modo escluderlo, ma ora diciamo casi che non possiamo riportare ad alcun ordine, alcuna gerarchia, cioè che non partecipano ad alcun cosmo, che non possiamo comprendere, direi, cosmicamente. In altri termini, può sempre irrompere l'imprevedibile. Ma anche l'imprevedibile è sempre evidentemente connesso all'ordine, è ciò che lo eccede. L'eccezione è sempre connessa allo Stato. Come fa a esserci un'eccezione senza Stato? Questo, diciamo, anche se riflettiamo su certe questioni e un certo dibattito politologico attuale. Come può esserci un'eccezione senza Stato? L'imprevedibile, sempre connesso a ciò che ci risulta o pensiamo ci risulti prevedibile. E così l'eccezione. Evento, quindi, e caso, o se volete, evento e forma sono inseparabili. L'infinità del cielo in cui si manifestano i casi implica l'infinità dei possibili eventi. Perciò anche di quel possibile che eccede l'ordine che un cosmo presenta. La storia è piena di eventi, diceva Hannah Arendt, no? L'infinitamente improbabile costituisce di fatto il tessuto di tutto quanto si chiama reale. Escludere l'eccezione è impossibile, è una possibilità impossibile. In termini diversi, nessuna norma, quindi nessuna legge, nessun cosmo, può essere inesorabile. E qui ci ricolleghiamo a Nietzsche. Ma ci colleghiamo anche a Wittgenstein, che dirà, che dice, e lo vedremo, la stessa cosa. Eccezione e Stato. Non sussiste Stato che possa escludere l'eccezione. Qui la radicalità di questa impostazione metafisica che si congiunge appunto ad una scienza antideterministica. Se siete d'accordo, io, prima di proseguire, mi fermerei su queste cose e discuterei queste cose, perché è il preambolo, virgolette, tutto sostanzialmente centrato su un percorso, su una navigazione, come ho detto, intorno a temi classici. In colpa mia, scusate. È tutta una navigazione centrata su temi che riconsiderano fonti classiche, su cui vorrei discutere con voi per vedere fino a che punto siamo d'accordo, fino a che punto abbiamo seguito il ragionamento, prima di proseguire nel vedere in che modo questa idea di metafisica a cui abbiamo fatto cenno possa collegarsi a motivi più propri e più peculiari del pensiero scientifico contemporaneo. Quindi, se siete d'accordo, farei una discussione su questi primi aspetti. Allora, raccogliamo prima qualche domanda qua in sala, poi possiamo vedere anche se qualcuno si vuole prenotare online. Prego. Sempre qua avanti, sapete già, vicino al microfono, in modo che vi possono sentire anche online. Prego. Aspettando, prego la penna. Sì. No, devi venire vicino.
No, un pezzo di carta con se mi sono dimenticato di portare. Aspetta, aspetta, ciao. Scusa. Professore, a me non è chiaro nel suo discorso su filosofia e scienza che cosa intende esattamente per scienza. In particolare, non capisco se si riferisce alle tante discipline che chiamano se stesse scienze, per esempio scienze sociali, per esempio scienze economiche e così via, scienze giuridiche, o se si riferisce specificamente alla scienza sperimentale, che poi è quello che io in genere intendo quando parlo di scienze, e cioè precisamente a qualcosa che è caratterizzata da un suo metodo, che per brevità è il metodo galileiano. Credo che il problema che noi dobbiamo affrontare sia il problema del rapporto tra filosofia metafisica e scienza della natura, perché per il resto si tratta di un problema di consistenza logica delle diverse discipline. Nulla da obiettare, nel senso che io dica scienza politica, scienza sociale. Cosa significa? Significa che quella scienza dovrà rispettare determinate regole in termini di coerenza, dovrà rispettare certe regole logiche, ma il problema vero che si è imposto nel mondo moderno contemporaneo e che in nuce esisteva nel periodo moderno, nella quella che lei dice la scienza galileiana. Allora i grandi scienziati erano i grandi filosofi. Quello, il problema vero che si impone nel mondo contemporaneo è quello tra un discorso filosofico, ma questo emergerà nel corso del nostro seminario, e la scienza della natura. Il problema è quello che riguarda se esistono, in che termini esistono e come vanno trattati i principi metafisici della scienza della natura. Intendendo scienza della natura esattamente la scienza galileiana, ma in termini già critici, perché quando i filosofi pongono la questione principi metafisici della scienza della natura, quando pongono questa questione, in un modo o nell'altro, in Kant, secondo me, in un modo o nell'altro, già vanno oltre i principi propri della scienza della natura moderna, i principi galileiani. Su questioni fondamentali vanno oltre, su questioni assolutamente fondamentali vanno oltre, come sul principio di causalità, che è indiscusso per Galileo. Il principio di causalità è indiscusso per Galileo. In Kant viene discusso come. Quindi nel trattare di principi metafisici della scienza della natura, anche quei filosofi che guardano alla rivoluzione copernicana, eccetera, ne trattano in modo che già ne eccede i limiti. E non a caso poi la scienza a cui ho fatto riferimento, quella scienza critica fine Ottocento, si rifarà proprio a Kant. Quella scienza critica che mette in discussione i principi classici della fisica e della scienza della natura moderna, galileiana e copernicana, si rifà proprio a Kant, riparte da lì. Quindi vi è una discussione metafisica dei principi della scienza della natura che è di enorme importanza per la scienza contemporanea, di immensa importanza. La critica della scienza classica parte, secondo me proprio anche storicamente questo è accertabile, riparte riconsiderando la filosofia critica, oltre la sua spiegazione, la sua recezione, diciamo così, accademica, riconsiderandola secondo una prospettiva propriamente ontologica. Questa parla dell'ente, questa critica della ragione pura parla dell'ente,
parla per noi scienziati della natura, parla questo e questo, così, così leggono Kant, così legge Kant Marx, così legge Kant Boltzmann. Quindi il problema è essenzialmente il problema tra la scienza della natura, perché per il resto non mi interessa, il resto sono correnti della filosofia, la filosofia che si interroga sulla società, sulla politica, sull'arte, eccetera, eccetera, e deve interrogarsene con coerenza e con un discorso consistente. Bene, ma la questione decisiva, direi destinale, del mondo contemporaneo è il rapporto tra la filosofia e la grande potenza tecnico-scientifica che si esprime nelle scienze della natura. Quello è il problema che il filosofo deve affrontare. Prego. Grazie, professore, per la premessa che ci introduce alla fase successiva. La mia domanda è, da quello che mi è sembrato di capire finora, non siamo quindi noi ad illuminare l'ente, ma lo riflettiamo. Se è vero che tra to on e to legomenon non ci può essere, diciamo, una adeguatio. E quindi cosa ci aspetteremo, quindi, avendo fatto questa premessa, cosa dovremmo aspettarci nella fase successiva? Come ci poniamo, un atteggiamento contemplativo? O come si dice la cosa, però forse sto anticipando troppo i successivi passaggi. No. Grazie. Non esiste cosa in sé, o meglio, esiste cosa in sé, ma la raggiungi alla fine del percorso che abbiamo detto, cioè quando tu scopri che la predicazione della cosa, nella predicazione della cosa, nel categoreuen, vi è qualcosa che eccede, ed eccede costitutivamente. Non vai altrove rispetto alla cosa, è chiaro? Non fai un salto fuori dalla cosa. La tua considerazione della cosa, e non c'è cosa se non attraverso la tua considerazione, e la tua osservazione partecipa alla cosa come la cosa, ton, partecipa alla tua osservazione. Ma arrivati a questo punto e determinato questo, tu vedi che vi è qualcosa che eccede ogni determinabilità della cosa. Qualcosa della cosa che cede ogni determinazione, ogni determinabilità. Chiamiamo questo cosa in sé? Sì, chiamiamola pure cosa in sé, basta che questa cosa in sé non venga intesa come un misterioso interbelt o iberbelt rispetto alla cosa. È il volto della cosa in sé, che non è determinabile. È l'agaton della cosa, l'agaton della cosa. Possiamo dirlo in vari modi, possiamo dire che la singolarità dell'ente, possiamo dire che è appunto l'abisso, lo vedremo, della provenienza dell'ente, possiamo dirlo in vario modo, non è questo il problema è comprendere che qui ci muoviamo secondo una prospettiva metafisica, nel senso che ho detto, cioè qualcosa che è rivolto al tono, non oltre il tono, ai principi che un percorso che riguarda sempre e comunque i principi di determinazione dell'ente. I principi in base ai quali determiniamo l'ente comprendono l'indicazione del suo sfondo. Altrimenti, appunto, questa navigazione si interrompe prima di giungere ad ogni conclusione, ma la sua conclusione non è la conclusione su un fondamento, è una conclusione su uno sfondo, è la conclusione sull'aperon periecon, ma l'aperon periecon è il cielo dei casi, non è un cielo e ci sono i casi, è il cielo dei casi.
Allora, ci sono cielo divino, certo, usiamo anche termine. Questo è il cielo divino, diciamo, Agathon, questo è il cielo divino. E poi ci sono i casi. Non solo divini, i casi, problema che affronteremo. Perché se è il cielo divino, perché non sono divini anche i casi? Se è il cielo divino, i casi non sono divini. Perché il cielo divino deve... Da cielo divino, quello classico è quello appunto contemporaneo. Come? Quale, tra i due infiniti, quello classico è quello appunto contemporaneo. Quale dovremmo, insomma, in certo senso, quale dovremmo mirare, quale dobbiamo osservare, quale dobbiamo scegliere? Perché in questo, momento c'è una convergenza anche in opposizione. In quanto deve venire al microfono, sì, sicuramente. No, venire. Va bene. Se non sentono il collegamento. L'idea che mi stavo venendo, ascoltandola, è che appunto l'infinito classico, proprio per questo, ha precisato l'idea di cosmos come ordine, perché gli antichi, insomma, avevano questa sensazione della perfezione racchiusa in qualcosa che è delimitato. Anche se parliamo poi di apeiron, di infinito, eccetera, eccetera. Nel momento in cui invece noi andiamo a collegarlo con un'idea di infinito che tutta contemporanea, che va oltre il limite, e di qualcosa che appunto assume irrazionale, e qualcosa che va oltre la nostra comprensione, e quest'idea appunto di infinito, come va a relazionarsi e a combaciare con quella dell'infinito classico, posto anche che la moderna metafisica fino a un certo punto è stata appunto abbandono di determinate situazioni e di determinate discussioni teologiche, ma in realtà sappiamo che l'essere appunto dell'infinito, che richiama insomma in certo senso l'esserci eccetera eccetera, è qualcosa di totalmente aperto e dismisurato in confronto a quella che si può anche chiamare creatura e creatura, facendo un passaggio dalla metafisica, dall'ontologia prenda degriana all'aspetto appunto ecclesiastico, in cui si richiama in maniera occulta senza dirlo. Non c'è niente di irrazionale nel discorso che ho fatto, assolutamente nulla. I cosmoi non sono assolutamente... Irrazionale nel senso di infinito, al di là appunto anche della ragione. Ma perché ci deve essere... Ma perché ci deve essere una differenza tra l'idea di infinito che matura a partire dall'umanesimo, dal Rinascimento, non so, Cusano, e questo discorso che ho fatto io, che contraddizione c'è? L'infinito, l'infinito di nuovo, anche l'infinito non accendo, perché appunto non si comprende, non si comprende. Non c'è nessuna contraddizione. Cioè, i cosmoi, ordini finiti, l'ordine finito, le raccolte, come ho detto, in cui il molteplice appunto si comprende, viene compreso, e che possono essere pensate soltanto nella partecipazione intrinseca tra ton e quell'on, quell'essente che è l'osservante. Vengono intese sullo sfondo infinito, ma quell'infinito non è affatto qualcosa che ci induca ad un vago oltrepassamento della determinatezza dell'ente. Assolutamente. Perché quell'infinito, e qui è proprio il contemporaneo a insegnarcelo, quell'infinito è qualcosa di propriamente infinitamente approssimabile, e infinitamente approssimabile con esattezza. E quindi indeterminabile. Perché no. È infinitamente approssimabile. Ma è la matematica contemporanea, signore mio. È la matematica contemporanea più scienza di quella. È la matematica contemporanea più scienza di quella. Cioè, non c'è niente di irrazionale, assolutamente nulla. È più scienza di quella.
semmai è proprio qui che appunto c'è la differenza rispetto all'altra domanda, rispetto alla scienza della natura sperimentale, eccetera, che non ha quell'idea di infinito. Qui sarebbe bello anche da un punto di vista storiografico, una bella ricerca dal punto di vista storiografico, sul ritardo o l'anticipo di uno come Giordano Bruno. Sarebbe bello, perché appunto Giordano Bruno, certo, non ha a che fare con quale matematica, con la matematica della determinatezza, ma non, forse non induce ad una matematica dell'infinito, che non è proprio quella successiva a Cartesio. No. Ci sono altre domande, per favore. Allora, vi ricordo anche che non è ancora la discussione conclusiva, avrete anche la possibilità poi di intervenire dopo, però vorrei dare la possibilità, salutandolo con piacere, Vittorio Hösle, dare a lui la possibilità di intervenire, che ha chiesto la parola. Prego. Grazie mille. Volevo chiederle questo. Di solito nella storia della metafisica si dice che Kant rompe con la tradizione, in quanto in Aristotele, nella metafisica, la metafisica è definita rispetto all'oggetto della disciplina, che è distinto sia dalla fisica sia dalla matematica, in Epsilon 1 e K7 della metafisica. Mentre Kant esplicitamente dice che il suo concetto di metafisica non ha niente da fare con l'oggetto, ma con il metodo. Metafisica è la disciplina che procede a priori, ma non basandosi, come la matematica, sulla intuizione pura, se non sui concetti. E perciò, secondo lui, la metafisica, intesa come disciplina apriorica, esiste sia della natura, metafysische Anfangsstunde der Naturwissenschaft, ma anche dei costumi, cioè la metafisica di Sitten. Dunque la metafisica non è limitata a una teoria che basa la natura, ma basa tutto il nostro sapere, anche il nostro sapere etico, su principi apriorici. E questo mi sembra una grande differenza dall'antichità. Quando lei dice che la metafisica deve essere correlata con la natura, mi sembra che continui la tradizione antica. Non dimentichiamo che poi nella filosofia ellenistica anche la teologia diventa parte della physiche, perché la physis è tutto. Mentre per Kant il mondo normativo non può essere ridotto al mondo dei fatti, e perciò la metafisica post-kantiana non è solo una reinterpretazione della natura, ma anche una reinterpretazione del rapporto, per esempio, tra norme ed essere. Sì, mi scusi, questo è esattamente quello che sanno tutti. È chiaro, ma è chiaro. Si sa perfettamente che Kant dice che appunto noi non siamo soltanto intelletto, ma siamo anche ragione, siamo anche giudizio, eccetera, eccetera, e che la filosofia deve prendere in esame anche queste, deve essere metafisica anche in questo senso che lei dice, perfettamente giusto. Quello che mi interessa è, perché se non capiamo questo, vabbè, la filosofia farà la fine che sta facendo, nel totale disinteresse, ma mi pare talmente evidente, sono venuto qui per discutere di questo, se interessa, perché benissimo quello che lei dice, e ho detto, va benissimo, noi dovremmo anche studiare appunto e con intenzione idetica ogni campo della prassi, ogni campo delle forme del fare, benissimo, e Kant indica questo. Però il problema anche di Kant, il problema che Kant sente ormai come drammatico, insomma andatevi a leggere l'Opus Postum e certe cose, il problema drammatico è: ma noi filosofi cosa ci stiamo a fare nell'epoca della scienza? E per scienza si intende una fisica matematica. Questo è il problema drammatico dell'epoca che il filosofo deve agitare. Altrimenti saremo fatti fuori. Ma è così, dai. Amici, cerchiamo di vedere il problema, se vogliamo fare filosofia del presente, se vogliamo fare un pensiero pensante, non un pensiero pensato. Questo è il problema che volevo sollevare in questi seminari. Cercare di capire se la filosofia ha ancora a che fare con la scienza, scienza, quella che è potente. Dopodiché sono perfettamente d'accordo con te, è evidente, la filosofia
è anche quello, è anche intenzione, ma è idetica, se no non conta nulla. Deve recuperare anche quell'ispirazione fenomenologica, certo. E quindi intenzione idetica, vediamo la forma del diritto, la forma, e cosa incontreremo comunque quando indagheremo una regione particolare della nostra prassi, della nostra vita, secondo questo, cosa incontreremo? Incontreremo quell'infinito, incontreremo, perché non riusciremo a determinare nessun fondamento, tuttavia potremo esattamente approssimarci, infinitamente. Come? Come la scienza che si approssima. Ma certo, ma qui c'è la possibilità di un analogo, c'è la possibilità di un analogo se lo comprendiamo. Allora, ci sono diverse prenotazioni, ma forse lei vuole proseguire. No, direi che no. Continuiamo. Va, okay. Tanto dopo. Allora, professor Ricchiello, prego, deve chiedere lo sforzo di venire al microfono. Sì. Vuoi sedervi? No. Grazie, voglio essere breve perché ovviamente ci sono altri che devono parlare, intervenire. La prima cosa è ti ringrazio per aver posto un problema fondamentale per quanto riguarda la possibilità di parlare ancora di ontologia. Dunque, la mia domanda è esattamente questa. Condivido proprio, non credo che non si possa far opposizione a quella, all'impostazione che hai dato, cioè che intanto ci esiste il determinato perché il determinato rinvia l'indeterminato, eccetera, eccetera. Questi due termini sono insieme. Però io ti chiedo questo. Dunque, mi è parso di capire durante la tua riflessione che il determinato è qualche cosa che determiniamo noi o un noi che in qualche modo deve essere individuato, insomma, cioè che il determinato è determinato per un'azione esterna dalla determinatezza stessa. Ecco, giacché questa determinazione determinante il determinato non può essere l'indeterminato, bene, allora io mi domando, non dobbiamo presupporre il determinato all'indeterminato se diciamo che la determinazione dell'indeterminato è opera di un determinato? Cioè questo legame, eccetera, non lascia fuori il determinante dell'indeterminato, e cioè tutto il mondo, il cosmos, eccetera, eccetera. Se c'è un minimo di ragione in questo che ho cercato così di riassumere presto, e non è questo il limite fondamentale dell'ontologia. Perché dobbiamo parlare ancora di ontologia? Non è questo, come dire, il limite della metafisica in quanto ontologia? La metafisica ha soltanto lo spazio dell'ontologia, o non c'è quello a cui tu hai fatto riferimento, che è appunto la prassi e così via di seguito? E questa è la domanda che sorge da un problema comune. Grazie. Il limite dell'ontologia sta proprio nel fatto che tutti gli onta si proiettano su quello sfondo che è indeterminato, e tutto ciò che è determinato in quanto è partecipazione di ton e di quell'on, di quell'essente che è l'osservante. E in questo sta il suo limite intrinseco. Perché? Perché è un limite intrinseco, perché? Ma perché chi, allora di nuovo, l'indeterminato all'interno di questa relazione, che cos'è? È la relazione stessa. È la relazione stessa che è indeterminabile. È la relazione stessa tra ton e osservato. Si danno insieme, non possono che darsi insieme se c'è qualcosa di determinato. Ma questo darsi insieme è in sé indeterminabile, perché la relazione in quanto relazione non è determinata.
Questo è. Quindi è lì, l'infinito è lì. L'infinito, cioè il non definito e non definibile, è la relazione stessa, ma la relazione è quanto di massimamente concreto possa esistere, quanto più ontologico possa esistere, perché tutto, ogni on, è nella sua relazione con l'osservante, è un participio, come ho detto, ma il legame è l'agaton il legame, ha ragione Heidegger, è l'agaton il legame è l'agaton, ma l'agaton è aga, eccesso, eccede ogni determinabilità. Questo è il limite dell'ontologia, ma è un limite dell'ontologia, è un limite dell'ontologia. È un limite ontologico dell'ontologia, cioè l'ontologia ha questo limite in sé ontologicamente. Non voglio togliere tempo ad altri, così dire un'altra domanda. E come no? No, resta lì, si sente, si sente. Allora io ti chiederei questo. Se il passaggio da indeterminato a determinato è proprio il limite dell'ontologia, l'inspiegabile che spiega l'ontologia, non c'è un altro luogo in cui l'indeterminato, cioè proprio questo che è l'elemento, come dire, di impossibilità dell'ontologia, e invece l'elemento che, rimanendo inspiegabile, è la condizione di possibilità di un altro, per esempio della prassi, e cioè è la legge che dona la libertà, la legge che pone una differenza tra l'agire necessario e l'agire libero, l'agire della natura rispetto all'agire dell'uomo nomenico, eccetera, cioè di quella parte nomenica dell'uomo, eccetera. Cioè, voglio dire, da questo punto di vista, non c'è qualcosa che è oltre l'ontologia, non accanto all'ontologia, ma oltre l'ontologia, dove quello che è il limite dell'ontologia invece è la condizione di possibilità di un altro modo di trattare, e cioè la morale, per dirla subito. Quello che è la condizione limitativa dell'ontologia non è invece la condizione di possibilità di un altro fare, che è il fare morale. Cioè tu dici che il limite dell'ontologia è la condizione trascendentale di una libertà. Sì. Sì, sì. Se c'è tempo, diamo la possibilità anche di intervenire dalla rete. Donata Caggiano ha chiesto di intervenire, prego. Buonasera, grazie. Professor Cacciari, io volevo chiederle una cosa. Io sin da quando ero ragazza e mi sono innamorata della filosofia negli anni del liceo, ho sempre pensato che la filosofia coincidesse ipso facto con la metafisica, cioè con quello che lei anche in passato chiamava il diaporein, cioè compito del filosofo è andare al di là dell'opinione comune e dire qualcosa sulle cose che vada al di là della loro determinazione comune. Diciamo, sentendo stasera quanto lei diceva, chiedo, allora appunto, poiché lei, come dice, la metafisica è riportare a caso l'evento, la metafisica dunque è la categorizzazione dell'essente, la potremmo definire così? Allora la filosofia effettivamente, diciamo, coincide costitutivamente con la metafisica. Come lei diceva, la metafisica è costitutivamente ontologia. Quanto lei dice oggi può essere ricollegato al sofista di Platone? Io mo ce l'ho davanti, ho preso, diciamo, velocemente un passo a caso, insomma, che non è immediatamente, diciamo, non è assolutamente pertinente a quanto le diceva, però è ricollegabile. Quando a un certo punto lo straniero risponde a Teteto, parlando dei nomi delle cose, dice, ma anche questo ci risulta chiaramente, che pure la parola qualcosa la diciamo sempre in riferimento a una cosa che è, già che è impossibile dirla da sola, come nuda e isolata da tutte le cose che sono, o no? Teteto deve concordare, è impossibile.
Concordi allora che in base a quanto osservato è necessario che chi dice qualcosa dica almeno una cosa e poi due ne dice due, duale, tre, quattro e continua, no? Come lei ricorderà, cioè dall'uno ovviamente alla categorizzazione dei molti e dei molti diciamo alla categorizzazione di quell'aperon che è origine del tutto. Non so se sono stata chiara o se ho accavallato i miei pensieri. Ecco, io concordo con quanto lei diceva. Si potrebbe così riassumere il suo pensiero, ho capito bene? Ma se dico qualcosa, devo dire qualcosa che... o non dico niente, o dico qualcosa che... Ma nel dire qualcosa che, nel momento stesso che appunto questa, lo dico in base a principi, eccetera, chiamiamoli trascendentali, a priori, quello che vuoi, ma rivolti all'essente, in questo stesso momento che dico qualcosa rivolto all'essente e che quindi categoreuin, entro in quella dimensione, sono in quella dimensione, lì in quella dimensione vi è uno, il problema della relazione tra il mio categoreuin e il ton, il problema della relazione. Questa relazione non è determinabile come determino l'usia, come determino la sostanza dell'essente. La relazione non è determinabile in quel modo. La relazione è infinita rispetto al finito della determinazione dell'essente. E questo è chiarissimo anche in Platone. E questo è chiarissimo anche in Platone. Che il problema della relazione si pone in termini diversi rispetto a quello della categorizzazione dell'essente. E poi quell'essente pone in quanto essente il problema della sua provenienza. L'ontologia, la determinazione del ton, implica l'indicare lo sfondo della provenienza di quel cosmo che è il ton. Il cosmo, io dico però che il ton è un cosmo, che i tonta si organizzano secondo cosmi, sulla base di principi, cioè sulla base del fatto che non vi è alcun ton che non sia insieme all'osservante. Ma quando dico insieme, non dico qualcosa che va di per sé, perché implica un altro, la relazione. E la relazione non posso determinarla come determino l'essente. E questo è il diaporein, e questo è il diaporein della metafisica. E questo è il carattere aperto del discorso metafisico. E questo implica il diaporein come proprio del discorso metafisico, cioè un approssimarsi infinito a ciò che si sa indeterminabile. Ma nell'esattezza dell'approssimarsi, nell'esattezza del diaporein consiste la filosofia, a differenza forse, ma di questo vedremo dopo, della scienza. La scienza, come dire, è costretta, la scienza della natura è costretta ogni volta a una determinazione. Non può essere intesa se non come determinazione, quella è la sua natura, il determinare. Ma la scienza contemporanea determina in modo indeterministico. Qui è la possibilità dell'analogia, di un'analogia proficua. Analogia, perché la scienza determina certamente, ma la forma del suo determinare oggi è, virgolette, virgolette, tanto per intendere, una battuta cusaniana. Questo. E questo è estremamente interessante, estremamente dovrebbe davvero appassionare una ricerca filosofica oggi, questo problema. Grazie. Ed è questo lo spazio della filosofia. Come? È questo lo spazio della filosofia, rivendicare la sua costitutiva natura metafisica. E spiegare che quando si parla di etica, di politica, non è che, diciamo, diventiamo degli specialisti a parte. Facciamo qualcosa che si connette a questo discorso metafisico-ontologico interessante in quanto tale lo scienziato.
Quindi non è che diciamo adesso noi facciamo altre cose rispetto a te. No. Quando mi interesso di politica, di etica, di arte, eccetera, eccetera, lo faccio con un metodo che è intrinsecamente connesso all'operare scientifico. Sì, metodo. Allora, ci sono ancora due richieste. Michele Fiorillo, prego. Intanto grazie all'Istituto di permettere di essere presenti a distanza a questo seminario, oserei dire fondamentale anche in questo momento storico. Interessava capire, prima la professoressa, la collega Caggiano faceva leva un po' sul sofista di Platone per chiedere al professor Cacciari di approfondire la questione dell'agaton, dell'infinito, e mi interessava capire nel ragionamento del professor Cacciari se c'è sullo sfondo anche l'altro dei principi supremi per Platone, appunto da una parte l'agaton che è uno, dall'altra quello della cosiddetta diade indefinita che permette la molteplicità. Per Platone l'agaton è un principio piuttosto unificante, no? Che poi nell'interrelazione necessaria, no? Lui dice che stanno due, perlomeno per quello che sappiamo, che c'è pervenuto le dottrine non scritte, i due principi, per quanto l'agaton uno è il principio supremo, però ce n'è un altro che sta allo stesso livello e si tiene insieme all'altro, che è quello della diade indefinita che rende possibile la molteplicità, che però è tenuta e unificata appunto dall'agaton 1. E ultima cosa che volevo dire, anche rispetto all'invito che ci sta facendo il professor Cacciari di cercare di riportare la filosofia al suo posto, a monte delle ramificazioni. È interessante questo racconto che veniva tramandato dagli scolari di Aristotele, che Aristotele raccontava delle reazioni che si erano avute ad Atene quando Platone aveva tenuto una conferenza pubblica intorno al bene. E tutti erano andati aspettandosi di sentire discorsi che fossero relative alla felicità, a come ci si dovesse comportare. E invece appunto lui, Platone, aveva cominciato a parlare di cose matematiche, di numeri, geometria, astronomia, fino ad arrivare a dire che era necessario che ci fosse il bene, un bene che fosse un uno. E questo venne ritenuto da tutti qualcosa di paradossale, di inconcludenza, e Platone venne biasimato. Ecco, insomma, concludo così con questo raccontino il mio intervento domanda al professor Cacciari. È chiaro, esattamente, vanno in cerca di sapere che cos'è questo uno e Platone risponde con numeri. Risponde, bene, adesso parliamo di matematica, risponde. Risponde, parliamo di matematica. Parliamo di matematica, parliamo cioè non dell'uno, ma di ciò che unifica, di ciò che collega, di ciò che fa, che rende cosmo, ciò che fa dell'evento forma. Parliamo di questo, parliamo di numeri. E parliamo di bene, cioè questa scienza, questo matema, rende felici. Come rende felici? Perché rende felici? Come fa la scienza rende felice? Certo che rende felice. Perché? Perché se tu capisci che l'uno è ciò che unifica, è ciò che rende comune, e allora forse riesci anche a costituire quella politeia. E quindi indistricabilmente connesso. Ma se tu non sei scienziato, matema, non costituirai mai nessuna politeia. E quindi non sarai mai felice. Questa è la connessione stretta, ma devi partire da lì, devi partire da capire che l'uno non è l'unum. Non è l'unum.
era quello di Parmenide, l'unum per me, neanche per sogno. È quello di una certa interpretazione di Parmenide, ma non è Parmenide. Non è Parmenide, l'unum, l'unum, boh, l'uno. La suprema connessione di tutti gli enti, ma quello è l'essere. Qual è il soggetto di quell'è? Per me è Physis. Perché si chiama Periphysios il poema? Si è inventato? Tutte le interpretazioni che vengono fuori sono anti-ontologiche. Tutte le ah, si chiama Periphysios, si intitola Periphysios. Poi improvvisamente invece il contenuto sarebbe completamente, anzi, guai a parlare di Physis, ma come? Physis è e non può non essere. E Platone lì, ma esalta questo aspetto, è, l'uno è, l'uno è. E se non capisci che l'uno è, non riuscirai a determinare nel senso del connettere niente e tantomeno connetterai i fatti tuoi, i tuoi pragmata, quelli che ti faranno, quelli ti possono rendere la vita felice. Allora, c'è anche una richiesta da parte di Eugenio Mazzarella. Prego, a lei la parola. Dov'è Eugenio? Sono qua, sono in rete. Ciao. Scusatemi, ma non sono riuscito. Comunque ho goduto comodamente di questa tua bellissima trattazione. Io la vorrei leggere così, cioè riprendere un po' il filo del tuo discorso con cui credo emergerà una sostanziale sintonia. Cioè questa determinazione, la pertinenza di questa determinazione della metafisica come funzionalità logico-determinativa dell'essente, con tutto quello che tu hai spiegato. Diciamo così. Tradotto nei termini, penso, non so, era una sollecitazione, forse ne parlerai domani, cioè tradotto per questa impostazione su cui io mi trovo, possa farsi valere, come dire, il teorema di Gödel, cioè che la funzionalità logica non può essere spiegata all'interno di un insieme logico in funzione in cui si è collocati. E quindi in realtà questo apre il problema che al di là di questo è solo possibile porre il tema dell'aperon, dell'indeterminato e via dicendo. Ne dedurrei, e qui diciamo così, una conseguenza nicciana, proprio perché Nietzsche questa il senso della metafisica, dell'ontologia come prima, seconda e terza navigazione l'aveva colto tutto, penso che abbia potuto, come dire, che rispetto a questo si possa dire che se è vero questo, la metafisica come navigazione nella sua triplice determinazione ammette solo il naufragio. Bene navigavi, naufragio mi feci, cioè diciamo così, l'esposizione all'indeterminato d'origine e all'indeterminato di arrivo. Se dovessi aggiungere credo una definizione, cioè un'ulteriore stringa di significato di metafisica, nel senso proprio dell'immanenza alla fisica, cioè da cui non possiamo, diciamo così, andare, saltare fuori, andare all'Uberwelt, cioè a un mondo oltre il mondo, dietro il mondo, cioè l'unica metafisica che va oltre la fisica di cui possiamo avere ragione, no? La fisica di cui possiamo dare ragione, di cui possiamo opporre con la ragione, è la fisica che muore. Cioè, scusa, la fisica? Che muore. Cioè la coscienza, la nostra mortalità. Quindi fondamentalmente io immaginerei una definizione, un concetto di metafisica binario, operativo, logico operativo e / esistenziale. E
questa cosa qui, e qui chiudo, non mi sembra affatto oziosa, perché cioè non è, come dire, un ritorno archeologico al discorso ontologico e alla metafisica, ma in realtà ci orienta a quella coscienza del limite che ci serve, tanto più oggi, a temperare il diluvio operativo surreale in essere nel mondo della tecnica. E quindi trovo questo tipo di discorso assolutamente fondativo. Dunque, la navigazione, per usare questa metafora, insomma, antica e quindi forse nobile, questa navigazione non si conclude, ovvero sia, si conclude nel sapere che ogni determinazione è tale se si proietta sull'aperon. E questo per ragioni ontologiche, perché l'usia, lo vedremo meglio, anche ragionando di nuovo sul classico e anche su certi testi aristotelici, perché l'usia si dice nella sua essenza come infinita. Perché? Ma perché la sua causa, e cioè io, il mio sapere uscire per causas, ma la sua causa è infinitamente approssimabile, ma mai determinabile. E quindi se uscire per causas, e la metafisica vorrebbe essere quello, la metafisica in quanto metafisica procede di aporein verso una causa che è indeterminabile, una indeterminabilità connessa alla usia. Nessun salto altrove, nessun al di là, eccetera, eccetera. Questo significa naufragare? No, Eugenio, non significa affatto naufragare. Che naufragio? Significa navigare continuamente. Significa navigare infinitamente, significa. Navigare infinitamente significa. Da porto a porto, ma ogni volta, a differenza dell'Ulisse dantesco, su cui mi sono avuto avventure a fermarmi, ma gli italianisti ancora non hanno capito questo problema, senza l'insoddisfazione dell'Ulisse dantesco. L'Ulisse dantesco arriva in un porto e deve andare in un altro e non è mai soddisfatto, no? Dante lo spiega perfettamente nel Convivio. Arrivo in un porto e sono felice, eureka! E poi riparto. Perché? Perché sono infelice? Ma no, riparto perché questa cosa, questo porto lo conosco e mi stufo a stare in un porto che conosco. Mi annoia stare in un posto che conosco e parto di nuovo. Da eureka a eureka. E sono felice. Il viaggio della conoscenza. Eh sì, ma c'è una bella differenza se il viaggio della conoscenza, anche Ulisse dice, no? Ma per quello Dante lo mette in inferno. Perché? Ma perché non capisce il viaggio che lui aveva spiegato nel Convivio. Nel Convivio aveva spiegato il viaggio, per cui da porto a porto io vado da felicità a felicità. Non è l'insoddisfazione, è la piena soddisfazione. È la piena soddisfazione. L'eccedenza. Ma eccedo sempre, certo, perché eccedo sempre, perché arrivo, comprendo e determino quella situazione, ma so anche nel momento stesso che arrivo a quella determinazione che quella è una determinazione. Questo vale anche per le fasi della nostra. Una determinazione. Un cosmo. Prego.
No, vorrei solo dire che il senso del naufragio di cui parlavo non è, diciamo così, l'espressione della, di una sorta di, come dire, di incapacità di godere della navigazione. No, è semplicemente la presa d'atto che ci sta nella struttura del sapere determinato che siamo come viventi, che a un certo punto i ponti finiscono. E questo non c'è nessuna, diciamo così, nessun risentimento. Io lo dico senza alcun risentimento, anzi, penso che questo sentimento della fine, questo sentimento ci fa apprezzare tanto più la navigazione da porto a porto, pur sapendo che i porti prima o poi finiscono. No, Eugenio, i porti non finiscono. Almeno per quello, me. Quello che possiamo anche indicare con naufragio è la determinazione della relazione tra l'essente e l'essente che siamo, quella relazione non potrà mai determinarla, quella relazione eccede ogni determinabilità, e secondo me è appunto questo l'agathon, che sia possibile la relazione tra la mia osservazione, la mia teoria e l'essente, questo è l'agathon, che questo sia possibile. Questo è la possibilità di questa relazione, questo è l'indeterminabile, l'aperon, possiamo dire, e la singolarità della cosa, che qualunque categoria io adoperi è sempre una categoria prosti di relazione. Questi sono i due infiniti costitutivi di ogni sapere. Non costituiscono un naufragio, perché ogni sapere si determina sulla base di questi due principi. Si determina nella coscienza di questi due principi. La scienza deve essere sempre cosciente di questi due principi, che sono aperon, aperaton, cioè che non sono limitabili, definibili, come ciò che io definisco attraverso i principi metafisici della scienza della natura. Sì, io mi chiedevo una cosa. Pensavo, diciamo, al fatto che l'indeterminato, abbiamo detto essere un indeterminato, lei ha specificato per noi, cioè quindi un limite nostro di, se ho capito bene, un limite nostro, se ho capito bene, di andare oltre alla determinazione, che in qualche modo si qualifica come relazione, diciamo, con l'indeterminato. E allora mi chiedevo, questo limite di cogliere l'indeterminato, da dove deriva? Cioè, nel senso, è un limite del nostro pensare, del nostro pensiero, e se ha a che fare, diciamo, con quelli che sono i principi del nostro pensare? Questa, diciamo, è la mia domanda. È un limite, certo, è un limite, è chiaro. Noi siamo degli essenti limitati. Questo limite sta nel fatto, questo limite si manifesta essenzialmente in ciò che stiamo cercando di vedere. Questo limite è il limite della determinabilità, della relazione tra... Allora, per andare in ordine di nuovo, tra l'essente che consideriamo e il tutto, perché che limite incontriamo in questo? Incontriamo il limite di non poter risalire alla causa, quindi il limite della determinabilità della relazione dell'essente col tutto, il limite della determinabilità della relazione sempre dell'essente con l'osservante, con quell'essente che siamo. Perché? Perché questa relazione è possibile, ma perché è possibile? Qual è la ragione sufficiente per cui è possibile?
me la sa indicare? Dove sta la causa che rende possibile questa relazione? Si dà questa relazione. E poi la singolarità dell'essente, perché ogni quella molteplicità dell'essente, per cui ogni essente è qualcosa di assolutamente singolare, la determinazione della singolarità dell'essente, lo vedremo domani quando affronteremo il problema proprio dell'essenza, della quiditas dell'essente a partire da Aristotele, è quella determinazione impossibile. E quindi certo si tratta di limiti, certo, ma perché? Che problema è questo? Sono limiti, certo. La nostra conoscenza è una conoscenza limitata, non è una conoscenza archetipica, non è la conoscenza che ha Dio degli essenti, no? Perché? Ma perché non li abbiamo fatti noi? Non siamo stati noi a crearli, no? Quindi in ogni nostra attività abbiamo un limite, ma vi sembra che sia questo un problema? No, nel senso che mi domandavo se questo limite possa essere un qualcosa che, diciamo, come ha detto lei, ci può portare a diversi porti, no? Infiniti porti, certo. Quindi qualcosa di positivo, un limite certo positivo, oppure se effettivamente il limite poi potesse essere, diciamo, un limite negativo in questo senso, perché poi, cioè, interrogarsi, diciamo, su quello che possa essere il limite, la ragione appunto di questo limite, secondo me possa chiarire anche, diciamo, queste due posizioni, se capire se poi c'è una positività oppure una negatività nel comprendere, diciamo... Non vedo però ci possa essere di negativo in questo discorso. No, noi... almeno di non sentire come negativo il fatto che non sei Dio. No, perché diciamo anche, cioè, anche facendo delle analogie con la scienza, anche per esempio la meccanica quantistica oggi si ritrova con questo limite, cioè per esempio anche per esempio l'esempio del gatto di Schrödinger. È perché cerca la teoria del tutto, perché cerca di essere teoria del tutto, perché fa cattiva filosofia. È di nuovo qui il problema del nostro rapporto con la scienza, che può essere davvero produttivo. Quando sente come un limite, tu dici, questa scienza sente come un limite che cosa? Che non può essere teoria del tutto. Che non riesce ad essere teoria del tutto e lo sente come un limite. Perché? Ma perché non ha ragionato sul limite intrinseco della nostra metafisica, ontologia, eccetera. Cioè, non avendo ragionato sull'idea del rapporto tra determinato e infinito, non avendolo ragionato, pensa di poter determinare l'infinito. Hai capito? E questa è una cattiva filosofia di certa scienza. Sì, ma usa di questi principi, no? Però pensando poi sempre a poterli unificare in una teoria del tutto. E questo, cioè, stanno lavorando su questo. Ma è una navigazione, a prescindere dall'ingenuità filosofica di certi approcci, è quella navigazione che dicevo, che permette di arrivare appunto di volta in volta delle acquisizioni, a delle nuove acquisizioni. Deve succedere delle su richieste. Come? Non lo so, di avere un limite, cerco non di superarlo trovando un altro limite, sempre una nuova avventura, tra virgolette, sì, ma... senza cercare di unificarlo, semplicemente il viaggio che... Però è quasi intrinseco nell'operare scientifico l'idea, poiché la scienza, come dicevo prima, seguite il ragionamento un po', poiché la scienza per sua natura deve giungere ad una determinazione, no? Tuttavia la scienza contemporanea opera col principio che le dice, eccetera, eccetera, intrinsecamente l'operare scientifico sviluppa una attitudine, un'intenzione verso una teoria del tutto. Riuscirà a determinare sulla base di quei principi che devono appunto reggere ogni operazione scientifica, però giungere ad una teoria del tutto che si spiega con l'unificazione delle leggi fondamentali e con teorie cosmologiche come quella del Big Bang, no? Che sono fondamentali per una teoria del tutto, perché se io riesco a determinare l'inizio e da quell'inizio posso spiegare poi, certo, in base non più a principi meccanicistici, a principi probabilistici, eccetera, lo sviluppo dell'intero universo e così via.
Tutto ciò però si regge, a mio modesto avviso, su alcune formidabili ingenuità filosofiche, su cui il dibattito tra filosofia e scienza potrebbe essere estremamente proficuo, quali, ma sono implicite in quello che abbiamo detto finora. Cioè non si comprendono quei limiti di cui abbiamo parlato con lei ora. Quei limiti non vengono compresi. O meglio, di quei limiti non vi è coscienza. È una scienza che manca di quella coscienza. Potrebbe essere in questa direzione uno sviluppo interessantissimo appunto della critica e del discorso anche husserliano sulla crisi. Interessantissimo, no? Perché sostanzialmente il discorso della crisi in Husserl è un discorso della, diciamola in termini brevi, della dimenticanza di tutta la dimensione di storicità della scienza, no? Mentre qui il discorso potrebbe vertere anche proprio sui principi metafisici della scienza della natura. Cioè potrebbe forse intervenire più profondamente di quanto sia intervenuto il discorso di Husserl nella costituzione dell'operare scientifico oggi. E mi chiedevo, in questo discorso come si colloca il principio di non contraddizione del pensiero, cioè che comunque è quel principio che in qualche modo caratterizza, no, un po' il discorso sulle cose che sono, no? La scienza contemporanea non contraddice affatto il principio di non contraddizione, ma neanche Nietzsche. Prova a vivere senza il principio di non contraddizione. Prova a intenderti, prova a operare, prova a fare qualcosa. Ha un valore. Chi contraddice il principio di non contraddizione? Se sono palle. No, lo so, cioè, no, dico nel senso. Sembrerebbe proprio quel principio in qualche modo limitare, anche il principio di non contraddizione. Luca Schiebitz, il principio di non contraddizione ha varie dimensioni, tra cui una formidabile, insuperabile, che è pragmatica. Poi, dopodiché, ci sono invece delle forme che sono contraddittorie, delle forme che puoi benissimo concepire nella loro contraddittorietà. Sono delle forme geometriche, forme matematiche, che sono in sé contraddittorie. Forme logiche, ci sono delle contraddizioni logiche che non sono mica superabili. Il dilemma del mintitore mica ha soluzione, è un enigma e rimane tale, è una contraddizione. Ci sono forme linguistiche, sono contraddizioni linguistiche, contraddizioni matematiche, contraddizioni geometriche, ci sono contraddizioni. E scientificamente le vedi come contraddizioni, sono contraddizioni che non hanno soluzioni, sono contraddizioni. Quindi c'è il principio di contraddizione, perché esistono forme contraddittorie in sé. Dopodiché c'è questa cosa del tutto marginale che è la nostra vita, senza di cui, senza il principio di contraddizione, non potremo vivere. Allora, a proposito di una possibile metafisica coerente col principio di indeterminazione, nonostante diciamo l'evidente anacronismo di quello che adesso per dire, è possibile che la filosofia positiva di Schelling, la quale posso, diciamo, l'esistenza di un essere indipendenziabile, quindi di una fonte, potremmo dire originaria, contingente, di tutto ciò che è determinabile dalla filosofia negativa, possa servirci in tal senso anche per recuperare, diciamo, quei riferimenti, diciamo, chiamiamoli così, mistici, anche se in effetti non è il termine più adeguato. La ringrazio. Sì. Sì, credo che questo possa anche avere a che fare, mi pare, con qualcosa che dicevi tu, Enzo, prima, no? Cioè l'idea schellinghiana del determinato precedente ogni tutto il discorso che abbiamo fatto, no? In qualche modo tu devi presupporre un determinato che si indetermina poi nel
nell'esercizio del tuo giudizio, del tuo urteil, no? Ma il tuo urteil già divide qualcosa che in sé è l'essere assolutamente determinato per cui parte la filosofia positiva di Schelling. Credo di sì, credo che sia una traccia buona da sviluppare questo Schelling nella chiave che ho detto, cioè uno Schelling che ha più profondamente di Hegel a che fare con lo sviluppo poi di una certa scienza. Allora, ancora una domanda da parte della rete. Michele Lionetti, prego. Salve, buonasera. Intanto volevo ringraziare il professor Cacciari per questa premessa. Avevo una domanda. Mi sembra di capire che per il professor Cacciari, insomma, la scienza aspiri alla alla necessità, la techne di fatto aspira ad ananche e quindi come dire, la possibilità che è la scienza, in quanto la scienza si fonda, il metodo, appunto, lei richiamava il metodo probabilistico, e quindi la possibilità aspira ad essere necessità, ad affermarsi in modo assoluto. E lei appunto parla di questo come una scienza senza coscienza, quindi una cattiva filosofia. E adesso vorrei passare con questa premessa alla domanda, però. Cioè, le sue parole sulla metafisica mi hanno fatto venire in mente anche il suo libro Il labirinto filosofico e le pagine spese da Emanuele Severino nel suo dispute sulla morte, sulla verità, proprio sullo stesso libro. Ecco, a proposito di questo, a me sembra che la sua idea, diciamo, di metafisica, che avanzava anche nel labirinto filosofico, adoperi una catastrofe, cioè lei subordina in un certo senso l'infinito al finito, cioè il finito, secondo lei, determina l'infinito. Lo sfondo è sempre lo sfondo dell'essere. Il cielo è sempre il cielo anche dei casi. Quindi lei fa un uso un po' positivo della steresi aristotelica, no? Cioè l'assenza è sempre assenza di. E però, procedendo in questo modo, a me sembra che lei renda un po' tutto in relativo. E lei mi risponderà, va bene, sì, cosa c'è di male, ma lei rende relativo, perché non è tanto un muoversi da porto a porto, da eureka a eureka, ma dalla possibilità di un naufragio alla possibilità di un altro naufragio. Perché quando ci si muove nel finito, e quindi nella possibilità, non ci si muove nella necessità, in ananche. E quindi anche questo che lei avanza, questo conoscere il finito in rapporto all'infinito, non è un conoscere l'infinito, è sempre un conoscere, un altro modo di conoscere il finito. Quindi, ecco, vorrei magari sapere da lei qualche cosa in più su questo rapporto tra il finito, il relativo, ciò che eccede il finito. In realtà, alla fine, sembra essere un altro modo di finito, perché se lei subordina tutto a relativo, ecco, non si arriva mai ad ananche, siamo ancora in techne, cioè è un ragionamento tecnico quello che lei mi sembra stia avanzando, ma può essere che non abbia seguito bene il ragionamento. In ogni caso la ringrazio perché ha dato occasione per pensare. Dunque, tutto è relativo, sì, nel senso che tutto è relazione e che non posso astrarre nessuno dei termini che sono in corso in questa discussione dall'altro, ma la relazione è indeterminata. La relazione è indeterminata, ovvero sia si proietta sullo sfondo dell'apero. E questo è totalmente necessario. E questo è totalmente necessario. Una necessità che non sia la necessità di cui stiamo parlando, che necessità è? Il niente, ma non il niente essere di Heidegger, il niente basta. Questo è necessario.
Questo non viene meno, non viene meno l'infinità della relazione, non viene meno l'infinità dell'ausia nella sua singolarità. Questo è necessario. Dove sta un necessario, un assoluto fuori di questo, assoluto un fuori di questo, sciolto da questo? Ma che cosa è questo assoluto? Questo necessario che sarebbe absolutum dalla relazione? Absolutum dal finito? Ma che necessario è? Un absolutum dal finito? Si sta indagando in che cosa consista la necessità della relazione, la necessità del rapporto tra finito e suo sfondo. Questo è il necessario. Questo deve essere necessario filosofico. Il resto è... Non so, è niente. Posso? Ma scusi, la necessità del finito, lei la ritrova nel finito? Lei la riproietta sempre nel finito? Ah, certamente sì. Questo è il punto. Ma certamente sì, perché se no c'è una necessità assoluta dal finito, è l'absolutum unum che non interessa il finito. Allora non c'è trascendenza, mi scusi. Non c'è trascendenza, ma anche Dio, per uno che è un trascendente che è in relazione col finito, non soltanto il Deus Trinitas, che neanche parliamo, tanto è forte la relazione, ma anche Allah, ma per forza è relazione. Ma io invece penso come? Per piacere, possiamo fare in modo ordinato, se non, sì, non sì. Sentono. Se noi vediamo un oggetto che passa davanti all'orizzonte degli eventi, questo troverà un tempo infinito in questa relazione degli eventi, e poi invece passa tutto il tempo del mondo. Quindi al tempo stesso si applica un oggetto, un medesimo attributo che non lo si applica. In maniera totalmente scordante rispetto al. Ma perché? Alla stessa usia tu puoi. Il fatto che alla stessa presenza, alla stessa usia, tu la predichi in modo diverso, è lei del principio di contraddizione. Ma cosa dici? Perché il fatto che io predichi diversamente la stessa sostanza contraddirebbe il principio di contraddizione. Un'ultima osservazione avevo da fare. Allora, c'è ancora una domanda? Non c'è nessuna contraddizione rispetto al principio di non contraddizione. Lo faccio valire perché il principio logico ha uno scatto rispetto alla realtà, che è abissale. Possiamo sì dire che tutto sia logico, ma dove c'è bisogno che oramai non giocano più. Dov'è questo scatto? C'è uno scatto visuale della realtà rispetto al principio logico, è abissale. Perché il principio di non contraddizione sarebbe. Però scusi, non avevo finito la mia. Allora vi prego di prenotarvi se volete intervenire. Prego, la prossima domanda è qui. Vabbè. Dunque, vorrei capire, è una cosa che mi sfugge, non ci vuole la relazione tra la relazione e l'indeterminato. Cioè, non riesco a capire per quale motivo la relazione dovrebbe essere l'indeterminato. La relazione tra essenti, per quanto è misurabile, certo. Per quanto, come dire, ci sono varie possibilità di relazione tra essenti, ma non infinite possibilità. Certo. A parte anche che sono infinite le possibilità della relazione tra due essenti. Se lei si riflette un momentino, vede che sono infinite le possibilità in cui possiamo mettere in relazione. Ma comunque è sempre determinabile la relazione, certo. È la possibilità della relazione che non è determinabile. La ragione d'essere, il Satz vom Grund della relazione. Come mai è possibile la relazione tra me e l'oggetto conosciuto?
Cosa rende possibile questa relazione? Se lo chiedeva anche Galileo. Come mai le leggi della natura, le mie leggi, i miei principi concordano, vi diceva, con la natura? Questo è indeterminato. Questo è l'agaton, dice Heidegger, questo è l'agaton per Platone, la possibilità della relazione è ciò che è il bene è che si dia questa relazione, che questa relazione sia possibile tra conoscente e conosciuto. Pensavo, no? Faccio un esempio banale, mi scusi, la relazione tra me e questa brocca è determinata nel momento in cui si compie una relazione. Dal punto di vista della possibilità ci sono varie possibilità di relazione, ma di sicuro non infinite, perché io devo escludere da questa possibilità di relazione altre possibilità di relazione che per esempio... Ma non vede che la sua possibilità di relazione è infinita? Che lei per avere una relazione completa con questa brocca dovrebbe collegare a sua volta questa brocca con tutto ciò di cui questa brocca partecipa, cioè con l'intero universo. In questo senso, quindi... Ma è evidente! Ma è così, perché questa brocca fa parte dell'universo, come fa parte lei. E quindi il collegamento completo, necessario, come diceva quell'altro, dovrebbe comportare il collegamento di queste due essenti con l'intero universo. È evidente, perché la relazione della parte col tutto. Quindi la relazione, in quanto relazione, anche nella sua determinatezza, è sempre qualcosa di infinito, se lo pensiamo. No? E infatti si dice, è bene che cosa? È bene che la relazione sia possibile. Ma la relazione implicando un'infinità di relazioni di nessi non è determinata, sì, ma è bene che è possibile. È bene che ciò che sia resa possibile una relazione determinata. Allora, diamo ancora una volta a Michele Leonetti di completare la sua domanda prima dell'incursione, come ha scritto. Prego. Grazie. No, era giusto un ultimo appunto. Il muoversi, diciamo, filosofico di finito, sempre un finito che rimanda a se stesso. Cosa c'è di differente in questo ragionamento, no? Che lei avanza, professor Cacciari, è quello invece della scienza. Alla fine anche la scienza che cosa fa? Rimanda e autofonda se stessa, fondandosi su possibilità, non su necessità però. Anche dire il cielo dei casi, è sempre il cielo dei casi, questo genitivo oggettivo soggettivo, è sempre un filtrare l'eccedenza attraverso ciò che succede. Quindi è sempre un subordinare, sempre un ripiegarsi nel finito. Per quanto la relazione che lei diceva, la relazione infinita, sì, la relazione infinita però è sempre relazione di, è sempre determinato da queste finitezze. È sempre un ripiegarsi su se stesso, che anche la scienza fondamentalmente fa questo. Mi sono curioso del... Mi dica. No, non c'è nessun ripiegarsi su se stessa, c'è invece proprio un aprirsi all'infinito. Nessun ripiegarsi su se stessa, ma certo io parlo del finito, parlo di taonta, parlo delle cose che sono taonta e di me da sein, qui con esse, parlo di questo. Non parlo di nessun assoluto. È pacifico che è così. Se lei parla di un assoluto, mi spieghi che cos'è questo assoluto, questo necessario che non avrebbe a che fare con gli enti finiti. Va bene, grazie. Allora, Donata Cacciano ha chiesto se può intervenire ancora una volta, prego. Se non disturbo, insomma, con una seconda richiesta, il professor Cacciari. Dunque,
professore, riflettevo appunto sempre sul rapporto metafisica-scienza e su quanto la filosofia possa fare per, diciamo, appassionatamente proseguire il suo viaggio e anche dialogare con la scienza. La relazione, sempre riferendomi al sofista, no? Quando Platone dice, lo straniero dice, se ogni cosa comunica con un'altra, le cose tendono a coincidere, no? In fondo funzione della dialettica è proprio favorire l'estensione della comunicazione tra le cose, no? E quello è il senso, uno dei sensi del sofista. E quindi questa relazione, no, che fonda proprio la filosofia, la metafisica, la relazione parte tutto. Alla luce di questa, diciamo, premessa, sulla quale io sempre mi fermo e dalla quale sempre voglio spiccare, diciamo, la mia navigazione, che è dynamis, che non si arresta mai, il problema quindi della ricerca delle cause, della ricerca della relazione parte tutto, questo investe sia la metafisica sia la scienza, no? Allora, la ricerca di una visione dell'intero, a cui poi è connessa la ricerca delle cause, no? Come può, diciamo popperianamente, o valorizzare una visione olistica che non sia riduttiva, oppure come può, diciamo, limitare il rischio di olismo, di quell'olismo, no? Di quella visione onnicomprensiva che poi non è, diciamo, promovente del reale, della relazione. Quindi in questo senso è qua, cosa, qual è l'apporto che la metafisica può offrire alla scienza? Non è questione di offrire alla scienza o... questo è il modo in cui si imposta di solito il rapporto oggi. Vabbè, c'è la scienza, ma poi sapete, e beh, bisognerà pure parlare anche di arte, di società, di politica e via saggiando. Questo è il modo che contraddice Kant, perché Kant dice ci sono principi fondamentali dell'anima, lui dice proprio dell'anima. Per cui appunto insieme all'intelletto, ma poi il problema è quello della relazione tra questi diversi ambiti. E lì è il problema anche dell'opus postum. Qual è la relazione tra questi diversi ambiti? Sono giustapposti, c'è una sorta di originaria schizofrenia dell'anima, per cui adesso il problema per Kant si poneva è come il problema della relazione. E dell'impossibilità di risolverlo, la relazione, e in termini intellettuali, e in termini etici, e in termini di giudizio. È qualcosa che era ulteriore rispetto ai termini in cui lui aveva posto trascendentalmente il problema, sia per quanto riguarda l'intelletto, che la religione, che il giudizio. Questo è il grande problema che ci consegna e che Husserl ha cercato in qualche modo di recuperare. Questo è il grande problema. Quindi la filosofia deve porsi questa questione, allora c'è l'intelletto, scienza, diciamo, che funziona e opera secondo determinati principi. E io ho a che fare anche con quei principi, Per esempio, prima dicevamo, io filosofo ho a che fare con i principi cui opera la scienza quando pretende di diventare teoria del tutto. Ho a che fare, no? Sono critico nel senso kantiano nei confronti di questi principi con cui opera la scienza. Ma poi il problema mio fondamentale, di nuovo, è quello della relazione di questa dimensione con le altre. Relazione, di nuovo, qui nel modo più specifico. E quindi certamente apro anche alla questione etica, alla questione estetica, a tutte le questioni che volete, ma non ci apro come fosse adesso un altro libro. È in quel libro che stanno anche questi sviluppi. Devono stare lì, in quel libro, questi sviluppi. Devo mostrarne la necessità a partire appunto dai principi metafisici che riguardano anche la scienza della natura. Questo è lo sforzo da fare, se vogliamo appunto che la filosofia viva. E quindi la dialettica può rappresentare questo legame, questo sfondo, questo metodo, questa via? Sì, la dialettica, anche per Platone, secondo me, aveva questo valore, aveva questo significato, non c'è dubbio, no? Ma lei citava continuamente il sofista, ma proprio il sofista che se la prende con gli idealisti, no?
È proprio nel sofista, quel discorso che c'erano quelli che si aprono con un altro mondo, non è nel sofista. Ci sono quelli che sono i figli della terra, che hanno soltanto fatti, e ci sono quelli che hanno le idee e basta. Non è questo, non è questa la critica che fa il sofista. No, guardate che non possiamo funzionare così, dice Blano, non possiamo funzionare sì, così. Sì, sì, sì. Grazie. Allora, queste sembrano essere per il momento le domande. Questo che doveva essere una pausa invece è diventato proprio Cioè, questi seminari sono su conferenze, no? Allora possiamo riprendere domani. Allora, grazie a tutti che sono intervenuti. Io volevo fare una domanda, scusi. Ci sarà anche domani ancora la possibilità di intervenire. Ricordo soltanto anche ai nostri borsisti che domani alle 11 c'è anche il seminario del professor Riusle. Grazie. Ma c'è il seminario del professor Riusle la mattina. Poi c'è la lezione del professor Cacciari e poi alle 18 c'è la presentazione del libro di Roberto Esposito con il professor Cacciari, il professor Galli, il professor De Rossi. Quindi domani...